Sono arrivato troppo tardi. È ancora vivo. Lei è Kenneth Baker, presidente dell'Armstack, giusto? Non si preoccupi, sono qui per salvarla. No! Non toccarlo! C4. Esatto! Tocca quel filo e il C4 esploderà insieme al nostro amico. Allora sei tu quello di cui il capo parla in continuazione. E tu invece chi sei? Operazioni speciali Foxhound. Revolver Ocelot. Ti stavo aspettando, Solid Snake. Ora vedremo se l'uomo riuscirà a sopravvivere alla leggenda. Questa è la migliore pistola mai creata, la Colt Single Action Army. 6 proiettili, più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Ora ti farò vedere perché mi chiamano Revolver. Estrai! Il vecchio non resisterà per molto. Vogliamo chiudere la questione? Adoro il profumo della cordite. Sai cosa intendo, quell'odore di zolfo. Ma tu sentirai solamente l'odore della tua morte. C'è male! Proprio quello che mi aspettavo dall'uomo con lo stesso nome in codice del capo! Era molto tempo che non trovavo un avversario come te, ma io sto solo cominciando a scaldarmi.
mano! Una mimetica ottica. Non sai neanche dire? Sei stato fortunato, ci incontreremo ancora! Chi sei? Sono uno come te. Non ho nome. Quell'esoscheletro! Riesci a parlare? Ma chi sei? Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Ora i terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggere la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti? Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva. Si è goduto ogni secondo di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me l'ha spezzato. Beh, ora è messo peggio di lei. Il suo è stato tagliato via. Ah, sei un tipo spiritoso tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere, non era quello che avevi promesso, Jim! E ora vuoi mettere a tacere anche me? Sì, calmi. Si può sapere che cosa? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere. Un infarto, non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa, forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ha ancora le schede chiave? Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna, deve essere. Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta? Potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto. È una pivellina, ma con tutte le carte in regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via Codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Dannazione! Oh, ma certo! Dovrebbe essere sul retro della confezione del CD! Prova a contattarla! Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per fermare quel missile? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex, un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova Emmerich? Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui.
Era lì che svolgeva il suo lavoro.